Amici dei Viaggi di Adriano, buongiorno. Oggi mi trovo a Castel Sant'Angelo perché da qui faremo iniziare una storia veramente incredibile. Prima di tutto però iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati su tutti i video e tutte le nostre attività che svolgiamo praticamente quotidianamente. E adesso iniziamo a parlare di quella che è una storia veramente dibattuta da 500 anni a questa parte, ovvero quella di Beatrice Cenci. Vai! La storia di Beatrice Cenci inizia sul Monte dei Cenci, il luogo all'interno del quale sicuramente nacque e visse parte della sua vita. Siamo in una zona limitrofa al quartiere ebraico e qui iniziò le prime fasi per l'appunto della sua infanzia, fino a quando il padre Francesco, titolare di tutti questi palazzi in quanto ricco mercante, non decise di mandarla a vivere all'interno di un convento dove imparò quelle che all'epoca venivano chiamate le buone maniere. Dopo qualche tempo ritornò all'interno del suo palazzo e il padre iniziò a dimostrarsi quello che poi si rivelò per tutta la sua vita, un uomo estremamente violento, un uomo dedito alla violenza sia in famiglia sia fuori e conosciuto soprattutto alle autorità dell'epoca. Beatrice quindi crebbe all'interno di questi palazzi che troviamo sul Monte dei Cenci fino a quando Francesco non decise di chiudere, rinchiudere la figlia all'interno della loro fortezza di Petrella Salto insieme alla matrigna Lucrezia Petroni, ovvero la sua seconda moglie. Lì le donne vissero praticamente da recluse, da prigioniere e la situazione peggiorò quando Francesco Cenci decise di andare a vivere a Petrella Salto. Era malato, era indebitato, sempre più nervoso, sempre più agitato. E questa agitazione, questa frustrazione si trasformò sempre di più in violenza, al punto da rendere invivibile qualunque giornata a Beatrice e alla sua seconda moglie. È in quel momento che i familiari di Francesco iniziarono sicuramente a meditare di uccidere l'uomo e allora assoldarono due sicari, il castellano e il maniscalco, che con bastone alla mano uccisero Francesco nel sonno e lo lanciarono dal ballatoio del balcone, simulandone un suicidio. Dopo qualche giorno, in fretta e furia, venne celebrato il funerale e i Cenci ritornarono a Roma. Ma gli inquirenti si resero subito conto che un uomo così corpulento non poteva cadere da un ballatoio così stretto, ma soprattutto sapevano che Francesco era estremamente odiato dalla propria famiglia. Iniziarono così gli interrogatori. Interrogatori forti, interrogatori decisi, durante i quali gli inquirenti ottennero la verità. I Cenci confessarono tutti e vennero tutti condannati a morte. Beatrice passò gli ultimi giorni della sua vita all'interno del carcere di Corte Savella, a pochi passi da Piazza Farnese. Lì mosse i passi verso il patibolo, quel patibolo che fu estremamente contestato da molti romani. Molti infatti vedevano come ingiusta questa condanna a morte, sia perché da un lato sapevano che condannando tutti i Cenci il Papa sarebbe entrato in possesso dei loro beni, magari a pochi spiccioli, e soprattutto perché Beatrice aveva un attenuante, la violenza perpetrata dal padre durante il corso di tutta la sua vita. È l'11 settembre del 1599. Alle mie spalle si trovava Piazza di Ponte, il luogo dove avvenivano le decapitazioni e le esecuzioni delle pene capitali.
Bene, Beatrice e la matrigna Lucrezia, il fratello di Beatrice, vennero uccisi proprio lì e in quella situazione sicuramente in cui parteciparono tantissime persone, partecipò anche Caravaggio che da pochi anni era a Roma e sicuramente fu particolarmente colpito da questa morte così violenta, al punto tale che qualche anno dopo realizzò Giuditta e Oloferne, ovvero un'opera meravigliosa la cui decapitazione sembra essere stata proprio ispirata dal taglio del collo alla fanciulla Beatrice Cenci. Il giorno dopo l'esecuzione la Chiesa confiscò tutti i beni dei Cenci e qualche giorno dopo il nipote del Papa, Clemente VIII, acquistò tutto quanto per soli 91.000 scudi. È per questo che la gente protestava, perché era certa che sotto non ci fosse un affare legato alla buona giustizia, quanto piuttosto di qualcosa legato al denaro. Ed in effetti così accadde. Quindi è per questa ingiustizia, ma anche quella perpetrata dopo la morte, quando un soldato francese profanò la tomba di Beatrice a San Pietro in Montorio giocando a palla con la sua testa, che questa ragazza tutte le notti dell'11 settembre viene vista proprio qui su Ponte Sant'Angelo con la testa tra le mani lievitando a mezz'aria, un'anima in pena che cerca ancora redenzione dopo circa 500 anni. E io invece vi aspetto al prossimo video per parlare ancora della nostra Roma. A presto ragazzi!